con questa celebrazione eucaristica comunico ufficialmente la decisione del Vescovo di essere rimosso dal ruolo di parroco. Nel decreto è scritto che devo lasciare la parrocchia, cito, per il bene dei fedeli. Dopo l'istituzione di nuove forme di liturgia, come la perimessa, da celebrare in chiesa con musica da discoteca e balli, dopo la benedizione di unioni omosessuali all'altare durante la Santa Messa, dopo l'avvio di percorsi di misericordia per portare a ricevere nuovamente l'Eucaristia le coppie divorziate e risposate, primato che il Vescovo di Palermo non vuole vedersi soffiare da nessuno, dopo aver ridotto la presenza reale di Gesù a pane del cammino e la Madonna Immacolata a donna dal cuore inclusivo, la polizia di regime ha individuato il vero nemico da eliminare, il sottoscritto, reo di essere tenacemente e caparbiamente prete cattolico di Santa Romana Chiesa, costretto dallo spirito e grido, Corrado, Vescovo di Palermo, consegnandomi questo decreto, hai compiuto una vera profanazione di migliaia di anime. Una lotta folle, perché la falsa chiesa è molto forte. Ce ne andremo negli scantinati, nelle catacombe, con sospensioni a divis. Vedrete voi che siccome non ho fatto come quelli prima di me che sono stati zitti, capito? E sono stati in silenzio, e voi sapete a chi mi riferisco a livello nazionale, e invece questo è un fatto storico di oggi, entrerà nella storia questa celebrazione, perché io sono il primo prete che è stato finalmente condannato con la prima delle mosse, perché le hanno già tutte studiate, e procederanno, io sarò sospeso a divinis e poi forse pure ridotto allo stato laicale. Bene, le loro manovre sanzionatorie, io vi dico la verità, fratelli e sorelle, non solo non le temo, ma non le ritengo neanche efficaci. Sono un onore per me. Addio, falsa chiesa. Tieniti pure le strutture, grigie e vuote, raddoppia i tuoi inutili sforzi per riempire le chiese di gente. Resteranno edifici inutili perché non hai la benedizione di Dio. Sei solo una multinazionale della menzogna e della falsità, prostituta indegna che ti sei venduta ai poteri del mondo e hai scommesso sulla scomparsa del cattolicesimo.